Ci ritroviamo davanti ai cancelli della INSE. Il nuovo proprietario Camozzi aveva assunto degli impegni che voi denunziate non rispettare. Adesso Camozzi ha inviato 4 lettere di licenziamento. E sono 4 licenziamenti che per noi sono una vera e propria barbarie. Quando nel 2009 prese lo stabilimento, noi eravamo i bravi, gli eroi, i salvatori della patria. Ora siamo diventati gli operai in sovrannumero che vanno fatti fuori. Questa è una roba vergognosa e questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che le istituzioni milanesi, compreso il sindacato a cui siamo iscritti da 35 anni, non sta muovendo un dito. Se passa l'idea che per far fuori un lavoratore, licenziarlo, basta inventarsi che il suo posto di lavoro non c'è più, lo licenzi da un momento all'altro. Qui non c'è più Job Act, il diritto del lavoro, la legge 300, qui c'è solo la prepotenza di un padrone che pensa di fare e di poter fare quello che vuole. Ieri siamo andati in prefettura, abbiamo parlato col vicario, il viceprefetto, e lui ha detto a noi semplicemente una cosa: chiederà a Camozzi il ritiro delle lettere di licenziamento che sono insostenibili. Noi staremo qui davanti, occuperemo, non lo so cosa faremo, però faremo robe un po' più serie di quello che sta facendo la società milanese che si è girata dall'altra parte. Il terreno che il comune ha quasi regalato a Camozzi ha un notevole valore, forse è questo l'obiettivo? Io non so qual è l'obiettivo, so solo che gli ha regalato in tutto un 30.000 metri quadri allambrati. 30.000 metri quadri valgono dai 25 ai 30 milioni di euro. Se non è questo un aiuto di Stato ad un imprenditore che ci ha preso in giro tutti, non so cosa sia un aiuto di Stato. Si parla di 7-8 mila euro in giro e fa già scandalo. Qui a Lambrate 30.000 metri quadri di terreno regalati, perché un euro è un regalo, li ha pagati un euro. Ci sono le carte, non stiamo dicendo cose strane, ci sono le carte e gli accordi scritti. C'era anche un accordo che parlava di 49 persone da impiegare e non scendere sotto i 49, siamo a 20. Possibile che non ci sia le istituzioni, ma parlano anche la magistratura ad un certo punto. Qualcuno deve pure intervenire in questo pasticcio, in questo marasma che ha creato Camozzi. Rileviamo il fatto che questa officina sono 14 mesi che la produzione è ferma, è totalmente ferma. Lì dentro non c'è nessun tipo di produzione diretta. Cioè, lo dobbiamo rilevare questo fatto qua. Perché non è che si spaccia come il padrone la produzione. La produzione non c'è più. Un terzo di macchinari non ci sono più. Questo è il fatto gravissimo. Questi macchinari che erano, sono diventati tutto in un colpo obsoleti e con un colpo di mano li ha portati via. Li ha tolti e portati via. Tutto il reparto di entitici non esiste più. Allora noi diciamo, uno, la società ha regalato a questo signore 30.000 metri quadri del valore di 30 milioni di euro a Lambrate. Gliele ha regalati con l'impegno che sviluppava la INSE. Eravamo in 50, siamo in 24. Di 24 ne licenzia 4 e rimangono 4 persone, cioè rimangono 20 persone. Di queste 20 non c'è il lavoro dentro, per cui la tendenza è tenersi il terreno e chiudere lo stabilimento. Ora noi facciamo appello a tutti. Non vi riempite più la bocca del problema del lavoro, perché qui c'è un problema serio: il licenziamento, il non mantenimento degli impegni.